A Verona, Semplice, un film dedicato a Santa Maria Domenica Mantovani. Com'è stata la lavorazione di questo film? Ha avuto degli aspetti molto piacevoli, che sono stati la troupe, eravamo tutti affiattati bene, però la complessità è stata nel rendere Semplice una storia semplice, perché una vita fatta di milioni di eh, piccoli particolari, solamente la posizio, che è il libro che viene fatto sulle testimonianze, erano 1500 pagine da leggersi le ho lette tutte, forse sono uno dei pochi, e alla fine abbiamo dovuto fare un documentario di 60 minuti, per cui è complicato nel renderlo semplice, perché anche io non ho narrato um, la vita, la storia di una donna, ma ho raccontato una donna nella sua storia, che è totalmente differente. Com'è stato coinvolto tutto il paese di Castelletto di Brenzone e anche i bambini e i ragazzi? C'è stata un, un'opera collettiva, quindi le, le suore sono messe a disposizione, tanto che sono esse stesse, a parte Madre Maria, che recitano all'interno del, del docufilm e alcune brevi scene di fiction. Per cui, forse, il primo caso che delle suore vere. Fanno un film. Come è nata la scelta eh, di Safiria Leccese come conduttrice di questo filo lungo tutto il percorso del docufilm? Beh, è, è stata valutata la, la professionalità delle persone, soprattutto nel raccontare una storia di questo genere. Poi, col dottor Bedoni, che è presidente della mh, Fondazione Cattolica ha segnalato questa persona che conosce e abbiamo valutato positivamente, lei è stato di una professionalità incredibile, è riuscita a imparare memoria a memoria 50 pagine, una cosa straordinaria. Che cosa eh, vuole passare, vuole comunicare con questo lavoro a tutti i veronesi? Sì, non tutti i peronesi, ma non solo perché è un documentario che girerà il mondo questo, eh, per esempio l'Argentina, il Brasile, fino per arrivare in Albania, in Svizzera, piuttosto che altri paesi. Eh, vuole comunicare come tutti noi nel nostro piccolo, che siamo suore, laici, quello che vogliamo, riusciamo nel nostro piccolo, se ne abbiamo voglia, a compiere grandi opere, pur avendo una, magari una cultura limitata, pur avendo possibilità limitate. Ti testerei chi? Che esperienza è stata per perché lei recitare in questo film? Ah, è stata un'esperienza interessantissima, sia perché ho conosciuto una storia che prima non conoscevo, poi perché ho avuto modo di stare a contatto con la troupe, che sono tutti veramente fenomenali. E, e, e non ultime, le, le, la, la simpatia delle suore, che è stata veramente una scoperta eccezionale. La si vedeva con il suo vestitino da contadinella, con il fazzoletto a fiori. Tu Ammirato che ruolo hai interpretato? Portare... Ho interpretato Madre Maria da giovane all'età di 12 anni. Che cosa ti ha comunicato questo ruolo? È stato divertente, è stato facile, è stato difficile, com'è stato? È stato molto bello e mi sono sentita molto onorata di, di fare questa parte. E nel vedere il film cos'è che ti ha colpito? Um, mi ha colpito la, la semplicità di Madre Maria, comunque nel, nel Rimanere nel suo piccolo ha fatto grandi cose. Ecco. E interpretare Madre Maria, cosa ha voluto dire per lei? È stata un'emozione grandissima, un onore, perché sdraiarmi sul letto dove appunto è morta Madre Maria, Suor Maria, domani. Santa Maria Mantovani, è stata proprio un'emozione dove è morto anche il beato Donna Scimbini, quindi io ero pietrificata in quel letto per la scena appunto della morte, è stata un'emozione veramente forte, molto forte, che continua. Madre, vuole che chiami il confessore? cosa ha voluto dire prendere parte a questo lavoro ma è stata un'esperienza penso unica perché chi di noi sogna di fare questo mestiere il giornalista carta stampato anche televisione non pensa mai eh, di finire facendo il proprio lavoro al cinema però quindi è un'esperienza assolutamente unica mi preoccupava moltissimo e, e tu mi puoi capire da collega il fatto che eh, pensi ma Farò la giornalista o dovrò fare anche un po' l'attrice? e Era una grande preoccupazione questa, invece, devo dire che grazie anche eh, a Mauro Vittorio Quattrina, che è stato uno splendido regista, tutta la produzione eh, che mi ha messo a mio agio, eh, è stato veramente un bellissimo lavoro di squadra e mi è dispiaciuto quando è finito. Personalmente, eh, che cosa hai capito? In cosa sei cresciuta? Penso che mh, Maria Domenica Mantovani, santa, mi ha aiutato a confermare quello che io già da molto tempo credevo e credo, e cioè ehm, che un po' poi Papa Francesco l'ha sintetizzato in modo di straordinario, di modo straordinario. Modo questa straordinario. santità della porta accanto, questa semplicità straordinaria, questa vita ordinaria in cui a un certo punto fa irruzione lo straordinario. Noi andiamo sempre in un altrove a cercare le cose no? mm, grandi, invece no. Cioè le cose grandi possono essere dove siamo noi, perché possiamo fare, almeno questo credo che mi abbia insegnato anche aver approfondito un po' grazie a questo lavoro, questo docufilm che penso titolo più azzeccato non ci poteva essere, semplice, che nella semplicità si annida tutta la straordinarietà della nostra vita. Quanto è bello vedere al cinema queste storie, non nel piccolo schermo, ma proprio nel grande schermo. Penso che sia bello per due motivi. Primo perché viene valorizzato il lavoro di grandi artisti e ovviamente non sto parlando di me ma parlo di chi il cinema lo fa da sempre, tutto il team che, della produzione accapeggiato appunto dal regista. Eh, che ha realizzato questa cosa? Ci sono delle immagini e delle cose anche che sono state girate come fiction, ma invece delle cose di documentario che riportano la realtà di quel momento e di quella persona e lo schermo, la magia dello schermo è questa, no? Di Farti immergere, cosa che il piccolo schermo con buona pace di noi che ci lavoriamo non farà mai. E poi per quanto mi riguarda penso che sarà un'emozione enorme adesso vedermi per, per la prima volta, poi ci risentiamo dopo quando mi sarò vista. Penso che sarà veramente particolare.